Siamo insieme a Ian Dagat, il direttore della Wine Academy di Roma, e con noi vogliamo fare il punto da un punto di vista internazionale. Secondo te oggi Brunello come viene visto in America e non solo? Cioè, l'immagine è un'immagine positiva e lo stile di Brunello è comunque uno stile avvincente? Ma guarda, sicuramente sì, il Brunello è un marchio di fabbrica italiano, è come dire Mercedes, è come dire Louis Vuitton, quindi è un marchio che tutti noi dobbiamo proteggere. All'estero il Brunello Montalcino viene visto come uno dei grandi vini del mondo, viene pagato ed acquistato per questo. Oggi come oggi c'è una crisi economica spaventosa, lo sappiamo tutti, e purtroppo gli ordini e i pagamenti sono fermi, ma non sono fermi solo per il Brunello, non sono fermi per tutto il resto. Detto questo, io se fossi un produttore di vino oggi sarei molto felice di essere un produttore di Brunello, perché ho la facilità di vendere un prodotto conosciuto ed ammirato. Oggi come oggi quindi il Brunello, anche grazie a un'annata sicuramente molto buona come il 2004, penso che recupererà molto bene il terreno recentemente perduto, e penso che dopo i primi 2 o 3 mesi di difficoltà e di assestamento il Brunello dovrebbe andare molto molto bene. Brunello Montalcino 04 molto buono, e vorrei spezzare una lancia a favore dei rossi di Montalcino 2007, che sono buonissimi, sono dei vini beverini freschi, spesso dimenticati, alcuni produttori nemmeno lo fanno più il rosso, posso capire perché, però va detto che i rossi di Montalcino in gran parte quest'anno sono veramente molto buoni. Tutto questo lascia presagire un futuro roseo per Montalcino, perché avete sia un vino di Ponta Beve molto buono, il Brunello che invecchia alla grande, e quindi io la vedo molto molto positivamente per Montalcino.